Una semplice firma avrebbe potuto cambiare l'intera vita di The Weeknd. Facciamo un piccolo salto indietro e torniamo al 2011. Il 15 novembre Drake pubblicò Take Care, album al cui interno c'è Crew Love, un singolo in collaborazione con The Weeknd. Ma non è l'unica canzone in cui è presente Abel, perché come ghostwriter partecipò alla stesura del testo di altri tre brani del progetto. In quegli anni Drake era l'astro nascente della scena hip hop, nonché la star di Toronto. Nel 2012 però anche il nome di The Weeknd iniziò ad essere molto gettonato e Drake cercò di far di tutto pur di metterlo sotto contratto con la sua OVO Sound. A settembre Abel fece la sua scelta firmando un contratto con Republic Records. In quel periodo girarono delle voci secondo cui Drake non fosse per niente contento di ciò. Il motivo? Molto semplice. Firmare The Weeknd non era altro che un modo per cercare di tarpargli le ali, tenendolo come semplice ghostwriter. Basta vedere quello che è successo a tutti gli artisti che Drake ha messo sotto contratto. Party Next Door, Roy Woods e The Vision. Parliamo di cantanti dotati di un gran talento, ma che stranamente, dopo che hanno firmato per Drake, non sono mai riusciti ad esplodere del tutto. E pensare che questo destino avrebbe potuto toccare anche il cantante più ascoltato al mondo.